Alessandro Rossi è il presidente del Vasari Rugby. Stasera grande festa e si rende onore a questo sport. Stasera è la nostra festa, effettivamente abbiamo tante cose da festeggiare. Festeggiamo prima di tutto il ritorno a casa, non a caso la serata, usando un termine inglese, è homecoming, quindi torniamo a casa. Cominciamo la nuova stagione rugbistica e contemporaneamente festeggiamo i nostri 40 anni, quindi un punto di arrivo perché siamo riusciti nel corso del tempo a riunire le società che nel passato si erano divise, siamo riusciti a rientrare nella gestione dell'impianto e adesso abbiamo raggiunto il primo obiettivo. Come ho detto in altre occasioni, non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza. Quanti sono i ragazzi che vi seguono, che sono iscritti, che giocano al rugby ad Arezzo? Abbiamo quasi 300 tesserati, considerando che siamo il periodo post-Covid, sono numeri interessanti, ma pensiamo di aumentarli quantomeno almeno del 50% ogni anno. Stasera grande festa, ovviamente ci saranno non solo gli atleti ma anche tutti coloro che amano questo sport. Sì, beh, c'è un po' la famiglia che si riunisce, no? In questi 40 anni di rugby molte persone si erano un po' perse e questa è un'occasione per riprenderle tutte, per riportarle sotto la propria casa e avvicinare qualcuno che magari non conosce il rugby e che vuole fare un'esperienza e una conoscenza diversa di uno sport che è bellissimo. Riccardo Rupi, con la sua maglia da gioco, è il capitano della squadra. Stasera grande festeggiamento soprattutto per il fatto che ritornate a casa vostra. Sì, siamo finalmente alla nostra clubhouse e infatti riusciamo subito a fare una grande festa, siamo molto contenti. Ecco, il rugby ad Arezzo è una bella tradizione, sono 40 anni che viene fatto il rugby e si gioca a rugby poi a un certo livello. Sì, Arezzo è una bella tradizione, è stata anche in Serie B per tanti anni e anche a livello toscano è sicuramente un punto di riferimento, sì. Ecco, quanti ragazzi? Mi sembra 300 tesserati, se non vado errato. 300 tesserati e soprattutto aumentano in questo momento i ragazzi, i giovani, questo è quello che ci rende più contenti. Circa una sessantina di ragazzi che si allenano praticamente tutti i giorni, perché il nostro progetto è un progetto di multidisciplinare che si basa sia sul rugby ma anche su altri sport. Infatti i nostri under, dall'under 5 all'under 11 fanno insieme anche ginnastica artistica, mentre gli altri dall'under 13 all'under 17 svolgono basket. Questo perché il nostro progetto si basa sulla salute dei ragazzi, perché noi proponiamo questo progetto per insegnare ai ragazzi che comunque devono avere una multidisciplinarità. Questo è per l'età migliore per i nostri ragazzi, per imparare più esperienze motorie possibili, che poi li trasformeranno in capacità motorie e poi speriamo in abilità motorie e quindi diventeranno degli atleti.